Visita ufficiale alle egadi del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, che dopo essere stato a Levanzo per fare un giro dell'isola, accompagnato dal sindaco dell'arcipelago Francesco Forgione, ha raggiunto Favignana, dove questa mattina sta tenendo diverse iniziative, a partire dall'inaugurazione al porto del Welcome Terminal. A tagliare il nastro, assieme al presidente Musumeci e al sindaco Forgione, il prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza. Sempre nella zona del porto, il governatore si è fermato a parlare con i cittadini. È una struttura adeguata ad un contesto che speriamo possa crescere e consolidarsi nel tempo. In quel caso ne faremo un'altra più capiente. È molto razionale, ci sono i servizi, c'è l'ufficio informazione, il turista se ha da aspettare per mezz'ora, un'ora, il natante per poter tornare nell'isola madre può benissimo farlo qui, può stazionare, è un luogo di accoglienza. Ne abbiamo aperta una in ogni isola minore. Ci sembrava giusto farlo perché il turismo non si improvvisa. Sindaco, era ora, finalmente un welcome terminal qui sull'isola di Favignana. Sì, la gestione l'abbiamo assegnata all'area marina protetta, per cui i turisti che arrivano avranno come primo impatto le informazioni sull'isola e sull'arcipelago qui in questo terminal. E credo che sia importante offrire ai turisti intanto la bellezza e il patrimonio di cui dispone quest'isola e l'insieme dell'arcipelago. Per questo noi oggi salutiamo questa iniziativa, la venuta del Presidente della Regione qui non solo per inaugurare il terminal, ma per affrontare i problemi dell'insularità, la sicurezza delle coste, la questione dei trasporti che sta rappresentando un'emergenza sociale ben al di là del contingentamento della disponibilità dei posti dovuti al Covid. Penso al problema dei costi, penso al problema della disponibilità di posti per i residenti nel momento in cui si moltiplicano le presenze turistiche. Avere qui il Presidente della Regione e interloquire direttamente di questi problemi è un fatto importante anche per le nostre isole. Attorno alle 10 il governatore si è spostato all'ex stabilimento Florio per l'incontro con i membri della Giunta del Consiglio Comunale. Successivamente sarà al RUB vaccinale allestito all'ex Tonnara per poi concludere il suo tour nell'isola con la visita a Calarossa per affrontare il problema del rischio idrogeologico. In occasione della presenza sull'isola di Favignana del presidente Musumeci si è tenuta anche la restituzione al museo dell'ex stabilimento Florio dei rostri della battaglia delle Egadi, fino ad oggi esposti nella sede dell'ARS.